Due coppie ferraresi rimaste ferite a Torino nei disordini di Piazza San Carlo dello scorso 3 giugno durante la finale di Champions League si sono rivolte ad un avvocato per aprire un procedimento civile con messa in mora nei confronti del comune di Torino. Si tratta di una trentenne che ha riportato profonde lesioni alla coscia destra curate con 18 punti di sutura e un 41enne che ha rischiato di perdere un occhio. Cadendo mi sono tagliato la tempia, ha raccontato l'uomo all'avvocato che si occupa del caso, Gianni Ricciuti. Non vedevo nulla, avevo il sangue che mi colava sulla faccia, sembrava l'anticamera dell'inferno. Le altre due persone che hanno aperto il procedimento contro il comune di Torino hanno riportato tagli alle mani e alle gambe e tutti e quattro hanno perso cellulari, tablet, zaini e scarpe. Il risarcimento dei danni fisici e psicologici e il rimborso degli effetti personali ancora da quantificare, spiega l'avvocato Ricciuti, che sottolinea: non abbiamo fatto denuncia penale, aspettiamo e confidiamo di essere contattati dal comune. Se ciò non avverrà, valuteremo come procedere.